Stiamo per salire idealmente la via Crucis del Krishevats, il monte della croce che sovrasta Medjugorje. Ci facciamo guidare dalle riflessioni di padre Slavko, che di questo cammino fu instancabile animatore. Più volte alla settimana e ogni venerdì pomeriggio, egli percorreva la lunga e faticosa via Crucis di questa santa montagna e proprio un venerdì, il 24 novembre del 2000, giunto ai piedi della grande croce, eretta nel 1933, il Signore colse la sua preziosa vita, spesa interamente al servizio di Maria e del suo messaggio di pace a Medjugorje. Padre Slavko invita tutti noi, uomini in cammino, immersi ogni giorno in faticose situazioni personali e circondati dalle sofferenze del mondo, a stare vicini a Gesù e a Maria. Essi ci mostrano come ogni croce e ogni patimento possono trasformarsi in resurrezione. L'artista italiano Carmelo Puzzolo, che ha realizzato con profondo amore le 15 formelle distribuite lungo tutto il percorso, è stato ispirato a scolpire l'immagine di Maria in ogni stazione. La Madonna è la prima che ha percorso la via Crucis nella fede e nel dolore, e questa esperienza è stata certamente la più sofferta, ma anche la più feconda della sua vita. Lungo il cammino noi ascolteremo alcuni dei numerosi messaggi in cui Maria ci ricorda la passione di Gesù e la sua sofferenza per i nostri peccati. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro Pilato: «Che farò di Gesù chiamato il Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora urlarono: «Sia crocifisso». Allora Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Gesù è al centro, tra i soldati e Pilato. Sotto, la folla inferocita lo vuole crocifisso. Soldati e popolo sono in attesa dell'assurda sentenza di Pilato, che dopo un debole tentativo di salvare quell'uomo si lava le mani e lo consegna ai suoi carnefici. Su quel mare di odio si erge Gesù, che seppur sfigurato dalle percosse della flagellazione può ancora mostrare tutta la sua regale maestà. Dal suo volto tumefatto si può già intuire un sentimento di perdono verso l'intera umanità. Unico conforto a Gesù è la presenza della madre. Gesù mio, sei stato condannato, ma tu non pronunci condanne. Per te e per la tua mamma è stato un momento terribile. Essere un uomo giusto e innocente, malgrado questo venir trattato in tal modo dagli uomini, ha ferito profondamente il tuo cuore e quello di Maria, fondendoli in un cuor solo, carico di sofferenza e di angoscia. Gesù, perdonaci perché ancora oggi continuiamo a trattarti così. Ogni volta che un innocente soccombe, ogni volta che un uomo giusto viene condannato, ogni volta che al povero non viene prestato soccorso. Cari figli, desidero invitarvi ad essere perseveranti nelle prove. Considerate quanto l'Onnipotente ancora oggi soffre a causa dei vostri peccati. Per questo, quando avrete delle sofferenze, offritele in sacrificio a Dio. Seconda stazione. Sulle spalle ferite di Gesù viene caricata la croce. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù, portando lui stesso la croce, si avviò verso il luogo del Calvario per essere crocifisso.
La grande croce pesante, smisurata, pare cercare equilibrio sulla spalla di Gesù. Gli uomini della scorta ne sostengono ancora il peso, ma sono pronti ad avviare il triste corteo. Intanto c'è già chi attorno inveisce con parole, insulti e minacce. Ma egli, mansueto, non risponde. E appoggiata la testa coronata di spine al legno della croce, sembra pronto ad avviarsi al suo calvario. Maria resta isolata testimone sullo sfondo. Oh Gesù, voglio rivolgerti una parola di conforto. La tua mamma non ti ha abbandonato. È presente e ti segue. Pur non potendo togliere la croce dalle tue spalle, lei l'ha accettata nel suo cuore e ti aiuta a portarla. Maria, quando il mondo si coalizzava per annientare tuo figlio, tu sei rimasta al suo fianco, anche se non potevi fare nulla. Come madre, sapevi quanto era importante stare vicina al figlio in quei momenti terribili. Eccomi, oh Maria, desidero unirmi a te in questa stazione, perché tu non sia sola in mezzo a gente che odia, che condanna e chiede la morte. Mi unisco a te con il mio amore, con la mia partecipazione alla tua sofferenza, con la disponibilità a restare vicino a coloro nei quali tu e tuo figlio state ancora soffrendo. Cari figli, desidero che anche per voi la croce diventi gioia. Pregate in modo particolare per poter accettare la malattia e le sofferenze con amore, come le accettate Gesù. Soltanto così potrò darvi con gioia le grazie e le guarigioni che Gesù mi permette. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta sotto il peso della croce, dal libro del profeta Isaia. Egli si è sempre caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il carico è smisurato. Solo pochi passi e Gesù cade. Già sofferente per la crudele flagellazione subita, non regge alla fatica. Cerca di sostenersi con le braccia tese, come se volesse riprendere fiato. Alcuni sorreggono per un attimo la croce, altri lo tirano per la veste perché possa rialzarsi al più presto. Il dolore di Maria, che lo segue in primo piano sulla destra, è evidente, mentre Gesù sembra farsi ponte fra gli uomini e la terra attraverso il legno della croce. Gesù, ti osservo nella tua prima caduta. Non sei del tutto a terra. Sei caduto in ginocchio, come chi vuol congiungere due sponde opposte di un abisso. Abisso fra il Padre e gli uomini. Tu sei il sommo sacerdote. Tu sei colui che costruisce la strada per avvicinare le persone in discordia fra loro, per avviarci tutti insieme verso il Padre. Oh Signore, ti prego per quelli che tu hai chiamato per il ministero sacerdotale. Ti prego in particolare per coloro che si sentono stanchi, che sono in difficoltà, che sono caduti o che hanno abbandonato il sacerdozio. Ti prego anche per quelli che sono ostacolati nel loro ministero o sono perseguitati a causa del tuo nome. Fa che si sentano lieti di poter soffrire per amor tuo. Fa che tutti esprimano con generosità nella loro vita la tua immagine e siano strumenti di riconciliazione con chi cerca il perdono del Padre. Cari figli, oggi vi invito all'amore. Pregate, pregate Dio che venga in vostro aiuto, ma non secondo i vostri desideri, bensì secondo il suo amore. Abbandonatevi a Dio perché egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto ciò che in voi è di impedimento sulla strada dell'amore. Così Dio potrà plasmare la vostra vita e farvi crescere nell'amore.
Quarta stazione. Gesù incontra la sua mamma addolorata. Dal Vangelo di Luca. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Riappare la grande croce al centro della scena, in alto. Appena ripreso il cammino, Maria si fa incontro a Gesù per consentirgli un ultimo abbraccio. La madre accarezza teneramente il volto sfigurato e sofferente del figlio. Lui ricambia il gesto affettuoso. È un momento di intensa, silenziosa commozione che tutti paiono rispettare. Gli uomini che precedono il gruppo e la donna che si inginocchia. Sullo sfondo altri, sordi ad ogni sentimento di pietà, con i pugni alzati e alte grida, paiono voler impedire la pur breve sosta. O Gesù, pur soffrendo così atrocemente, hai avuto un grande conforto. Ti sei incontrato occhi negli occhi con tua madre che ti seguiva. Quanto è stato importante per te avere questo incontro. Grazie Maria, perché con la tua mano delicata, accarezzandolo, gli hai dato coraggio. Grazie Gesù, perché hai contraccambiato la dolcezza di tua madre. Gesù e Maria, grazie per il vostro camminare insieme attraverso la sofferenza. Ora vi preghiamo per tutti quei genitori che soffrono a causa dei loro figli. Vi preghiamo per quelli che non si possono più incontrare, perché impediti dalle ingiustizie umane e dalle persecuzioni. O per coloro che rifiutano di incontrarsi perché in loro è venuto meno l'amore e la fiducia. O Maria, ottieni a tutte le mamme di essere fedeli alla loro maternità. Cari figli, vi invito all'abbandono totale in Dio. Tutto ciò che fate e tutto ciò che possedete, datelo a Dio, affinché Lui possa regnare nella vostra vita come re di ogni cosa. Non abbiate paura, perché io sono con voi, anche quando pensate che non esiste via d'uscita. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Dal Vangelo di Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Il Cristo è al centro della scena, sfinito, svuotato di ogni energia. La testa, reclinata sulla spalla sinistra, è sorretta dalla pietà di un accompagnatore. Il cireneo, che ha già la croce in spalla, avanza sicuro precedendolo di poco, ma ha uno sguardo di pietà verso il martoriato nazareno. In questa sua compassione si rispecchia anche il sostegno di quanti ancora credono in Gesù. Un cartello con l'oltraggiosa scritta pende quasi come gogna dal suo collo. Sullo sfondo, l'isolato dolore di Maria. Gesù, l'incontro con tua madre ti ha fortificato e confortato interiormente, ma le tue forze sono venute meno. Perciò hanno chiamato Simone di Cirene perché porti la croce per te.
Il suo aiuto è di grande importanza per il tuo cammino di obbedienza al Padre. Gesù, fa che sull'esempio del Cireneo possa imparare che anche il mio ruolo è importante, che anche le mie forze fisiche e spirituali possono essere d'aiuto a chi è sottoposto a prove, superiori alle sue capacità. Fa che le mie mani si stendano a soccorrere chi non riesce più a camminare. Fa che la mia parola sia di conforto agli scoraggiati della vita. O Maria, ti prego in modo speciale per coloro che si prendono cura dei malati gravi e guardano impotenti, come tu in questo momento, alle angosce dei loro cari. Cari figli, vi invito all'abbandono totale a Dio. Desidero che attraverso voi il mondo intero conosca il Dio della gioia. Testimoniate con la vostra vita la gioia divina. Non siate angosciati e preoccupati. Dio vi aiuterà e vi mostrerà la strada. Desidero che amiate tutti, buoni e cattivi, con il mio amore. Solo così l'amore prenderà il sopravvento nel mondo. Sesta stazione. La Veronica offre un lino a Gesù perché possa detergersi il volto. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. La Veronica si è staccata da un gruppo di donne e si inginocchia davanti a Gesù per tergergli il volto con un lino. Fa blocco unico al centro della scena col Cristo che si china verso di lei. A sinistra il dolore e la pietà delle donne. Con Maria si contrappone al disprezzo di chi, armato di fruste e bastoni, tenta di intralciare l'affettuoso gesto della Veronica. Pur fra le urla e gli atteggiamenti offensivi, c'è chi tenta di sorreggere la croce, forse per rendere al condannato meno penosa questa breve sosta. Gesù, con gratitudine e amore hai chinato il tuo volto perché la Veronica, piena di compassione, potesse asciugartelo. Gesù, ti prego per tutti gli ammalati e per coloro che soffrono perché sappiano accettare con riconoscenza la dedizione e l'amore di quelli che si dedicano a loro, che riconoscono te in ogni gesto di compassione. Signore, ti prego anche per i medici e gli infermieri, perché ti servano con amore negli infermi e perché con il loro amore possano contribuire a redimere il dolore del mondo. Ti prego infine per tutti i confessori, perché con la forza della tua grazia si pongano al servizio della riconciliazione degli uomini con il Padre e possano sentire nel cuore la gioia che ha provato la Veronica, ricevendo in dono il segno del tuo santo volto. Cari figli, di giorno in giorno desidero rivestirvi di santità, di bontà, di docilità e di amor di Dio, in modo che di giorno in giorno siate più belli e disponibili per il vostro Signore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta sotto la croce. Dal libro del profeta Isaia. Egli fu trafitto a causa dei nostri peccati, fu schiacciato a causa delle nostre colpe.
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Un crescendo di violenza pervade questa drammatica scena. Gesù è ancora con le ginocchia a terra. Le sue mani e il suo sangue sono nella polvere. Egli sembra voler abbracciare le rocce del terreno. La turba del seguito gli è addosso, urlante, minacciosa. Qualcuno gli regge la croce, c'è chi mostra pugni e bastoni, mani impietose cercano di sollevarlo a forza per riagganciarlo alla pesantezza della croce. Sullo sfondo, l'angoscia di Maria, sorretta da una pia donna. Gesù, sei di nuovo a terra. La croce ti sta schiacciando. Non ne potevi più. Non hai più forza per stare come un ponte fra noi e il cielo. Ora sei a terra e abbracci le pietre. Più tenere del cuore degli uomini che ti torturano e ti spingono a viva forza, di nuovo, sotto la croce. Grazie, Gesù, perché ti sei rialzato per dimostrarci che sei pronto ad amarci sino alla fine. Signore, ti prego per coloro che sono delusi di se stessi, perché ricaduti nel peccato. Per coloro che hanno tentato più volte di uscire dalla droga e da altre schiavitù peccaminose, ma invece di camminare diritti, si sono ritrovati sotto le proprie croci e strisciano per terra, umiliati dal loro stesso peccato ed emarginati dagli altri. O Signore, fa che nessuno di loro rimanga affranto e umiliato. Risollevali tu stesso, che sai comprendere ed accogliere chi è caduto, anche quando il mondo attorno lo respinge. Cari figli, vi invito all'amore verso il prossimo e soprattutto all'amore verso chi vi procura del male. Pregate ed amate, cari figli. Con l'amore potrete fare anche ciò che vi sembra impossibile. Ottava stazione. Gesù consola le donne che piangono su di lui. Dal libro di Zaccaria. In quel giorno riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto, come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno, come si piange il primogenito. Gesù, riprendendo a salire verso il Calvario, incontra un gruppo di donne che piangono sulla sua sorte. Gesù si ferma e fa un gesto affettuoso con la mano tesa e benedicente. Intorno alla scena domina l'odio, la derisione e la violenza colte nell'espressione dei volti degli astanti. Maria, col volto semi nascosto dalle mani giunte, è partecipe, amaramente, della pietà delle donne. Grazie, Gesù, per ogni parola che hai pronunciato e con cui hai proclamato l'amore, la pace, la misericordia e il perdono. Dacci la grazia di ascoltare in ogni circostanza della vita la tua parola di salvezza. Aiutaci a non lasciar cadere nessuna tua parola ed a farci guidare da essa, come fece tua madre, e perdonaci ogni nostra disobbedienza e fragilità. O Gesù, rendi il cuore dei genitori ed educatori simile al tuo. Feconda l'opera delle loro mani e purifica i loro cuori da ogni egoismo e vanagloria, affinché nell'umiltà possano attendere al grande compito di educare i giovani. Cari figli, siate consapevoli che io sono la vostra mamma e che sono venuta sulla terra per insegnarvi ad ascoltare Dio, a pregare con amore. Attraverso la croce, Dio viene glorificato da ogni persona. Nona stazione.
Gesù cade per la terza volta. Dal libro delle Lamentazioni. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Questa scena della terza caduta è dominata dal capovolgimento della croce che si intravede solo in mezzo al gruppo degli uomini che cercano di reggerla. Sotto di essa è il corpo di Gesù accasciato fra le gambe dei suoi aguzzini. Intorno si accalca la folla che ancora inveisce. Le mani di Gesù annaspano nella polvere, il volto quasi affondato fra le pietre, quasi volesse baciare quel lembo di terra, testimone degli ultimi passi della sua immolazione. Anche Maria incarna le parole del vecchio Simeone. A te, donna, una spada trapasserà l'anima. Gesù, ti hanno abbandonato nel tuo dolore e sei steso a terra. Maria ti è accanto, ma l'incontro non è più possibile. O Gesù, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo e purifichi la terra macchiata da ogni specie di delitti, grazie per il tuo sacrificio innocente. Signore Gesù, ti prego per tutti coloro che si sentono prostrati e gettati a terra dalle situazioni della vita, o sono schiacciati e distrutti dal dolore, per tanti che non sanno più a chi rivolgersi per trovare una mano che li aiuti. In particolare penso a coloro che sono ammalati psichicamente e sono spesso rifiutati dalle famiglie e dagli ospedali. La malattia li ha privati della loro identità. Guariscili e proteggili, Signore. Tu solo lo puoi. Cari figli, pregate per poter superare in pace ogni prova, da tutte le situazioni, mediante le quali Dio vi prova. Uscite più aperti a Dio, con amore. Decima stazione. Gesù viene spogliato delle vesti. Dal Vangelo di Luca. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. I soldati, dopo essersi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Gesù è giunto sul luogo del supplizio e i soldati gli stanno strappando di dosso le vesti. Malgrado le atroci sofferenze patite e lo sfinimento fisico, riesce ancora a stare in piedi con tutta la sua regale dignità. Le braccia e il torace mostrano le carni devastate dai flagelli. Sul volto del Cristo il segno visibile di tutte le sofferenze patite. Negli astanti che lo attorniano, il furore pare placarsi un attimo prima che i chiodi lo trafiggano. La madre è confortata da una pia donna. Signore Gesù, gli uomini hanno messo tutto in opera per distruggerti, ma nonostante ciò, tu stai ritto in piedi con regale dignità, mostrando che sei rimasto un vero uomo, come già ti aveva definito Pilato, ecce homo. Mentre ti osservo in questa scena, Gesù mio, mi sale dal cuore una sola supplica. Signore, rendici nuovamente uomini, perché siamo diventati disumani. Lo sono diventate le famiglie, le comunità, l'umanità intera. Per questo molti sono privati dei beni materiali e muoiono di fame. Altri riescono a malapena a tirare avanti. Ma ancor più grande è il numero di coloro che sono privi di beni spirituali, impediti in tutto, rischiando così di disumanizzarsi completamente. Molti poi non conoscono più le virtù umane e cristiane, essendosi allontanati totalmente dai valori positivi e imbrattando così di male la loro anima e il loro corpo. Ti prego anche per tutti coloro che, abusando del proprio corpo, si sono ammalati nello spirito e talvolta hanno anche contratto malattie inguaribili.
Cari figli, offrite le vostre sofferenze a Dio come un dono, perché diventino un bellissimo fiore di gioia. Perciò, figlioli, pregate per capire che la sofferenza può diventare gioia e la croce la via della gioia. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Dal Vangelo di Luca. Quando giunsero al luogo detto Golgota, là crocifissero Gesù e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei condannati appesi alla croce insultava Gesù, l'altro invece lo pregava. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Egli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. In questa scena tutto appare sfocato e silenzioso. Solo quella mano levata per vibrare il colpo del martello percuote l'aria e indica che il sacrificio è oramai giunto al suo apice. Tre robusti carnefici tengono pigiati mani e piedi del condannato sul duro legno della croce. Gesù è sdraiato immobile. La sua figura si intravede fra quelle degli uomini, armati di lunghi bastoni che lo circondano ormai silenziosi, acquietati anch'essi dalla gravità del momento. Poco distante, la madre avvolge nel mantello il suo dolore impotente. Signore, l'eco dei colpi di martello, insieme al dolore fisico che stai provando, sono uno spettacolo agghiacciante. Vogliamo che il tuo dolore abbia una eco profonda nel nostro cuore e tocchi ciò che in noi rimane ancora grezzo, ostinato, insensibile. Fa che il tuo dolore crei in noi un cuore nuovo. I colpi che hanno inchiodato le tue mani schiudano quelli di coloro che si sono trasformate in pugni. I tuoi piedi trafitti fermino il cammino di coloro che hanno intrapreso una strada sbagliata e li riportino a te. Il tuo dolore, o Gesù, infranga ogni durezza nelle famiglie, nella chiesa, nel mondo. O Maria, per la tua sofferenza corredentrice, fa che dal tuo dolore e da quello di tuo figlio nascano cuori nuovi, pronti a soffrire per amore e così possano salvare il mondo non ancora redento. Solo l'amore potrà diventare balsamo alle ferite che ci siamo inferti gli uni gli altri e a causa delle quali soffriamo tanto. Fa, o Maria, che la Chiesa diventi una comunità di persone che si amano. Cari figli, desidero ringraziarvi per tutti i vostri sacrifici e vi invito al sacrificio più grande. Il sacrificio dell'amore. Senza amore non potete trasmettere agli altri le vostre esperienze. Perciò vi invito, cari figli, a cominciare a vivere l'amore in voi stessi. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce fra atroci dolori. Dal Vangelo di Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce, Eli, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi Gesù, emesso un alto grido, spirò. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano, «Davvero, costui era figlio di Dio!» La volta del cielo appare spezzata dalle 3 croci, sulle quali agonizzano i condannati. Al centro si innalza la croce di Cristo. Ai suoi piedi, in ginocchio,
la madre che gli bacia i piedi martoriati in un estremo gesto d'onore. Accanto a lei, il discepolo più amato, Giovanni, mentre Gesù, rivolto a loro, pronuncia le indimenticabili parole: «Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre». Ai piedi della croce, avvolte nei loro mantelli, Maria Maddalena e Maria di Cleofa piangono il loro maestro. O Gesù, per ben 3 ore sei rimasto appeso alla croce. Per 3 ore, o Maria, hai sofferto indicibili dolori insieme a lui. Ogni suo respiro, ogni contrazione del suo volto e specialmente il suo grido finale hanno trapassato come spade anche la tua anima. Ma tu, Gesù Salvatore, non dimentichi tua madre e neppure il discepolo che è presente ai piedi della croce e li affidi uno all'altra. Non dimentichi neanche coloro che ti hanno straziato. Per loro invochi il perdono. Non muori nell'amarezza di chi odia. Grazie, Gesù, per aver aperto una nuova strada all'umanità, la strada della pace e del perdono. Fa che il tuo cuore trafitto, da cui sono sgorgati sangue ed acqua, purifichi i nostri cuori e quelli di tutti gli uomini da ogni infermità spirituale. O Maria, grazie che ci hai accettati volentieri come figli, come hai accettato Giovanni. Cari figli, voglio invitarvi a porre al centro di tutto la croce. Pregate in modo particolare davanti alla croce, da cui derivano grandi grazie. Fate nelle vostre case una consacrazione speciale alla croce. Promettete di non offendere Gesù e la croce. 13ª stazione. Gesù viene deposto dalla croce e reso a sua madre. Dal Vangelo di Giovanni. I giudei, poiché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati, venuti da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno di essi gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. A questa difficile deposizione Maria non regge e il suo dolore si fa svenimento. Un uomo tende le braccia per accogliere il Signore. Si distingue anche Giuseppe di Arimatea, che regge un lino sul braccio, pronto ad avvolgerlo per la sepoltura. Gesù viene calato delicatamente perché il suo corpo martoriato non abbia a subire altre offese. A fianco della croce, le pie donne sostengono la madre svenuta. Gesù mio, tu hai concluso la tua missione terrena. Sotto la croce è rimasta Maria, la madre fedele e addolorata, ma la sofferenza è tale che le sue forze hanno ceduto. Non ne poté più quando accolse nel suo grembo il corpo di quel figlio tanto amato, di cui per tanti anni aveva avuto estrema cura. Grazie, o Maria, che non ti sei lasciata spaventare dall'orrore del Calvario e non sei fuggita. Ed hai potuto accogliere con amore il corpo freddo di tuo figlio martire, come lo avevi accolto un giorno a Betlemme. Adesso tu lo offri ancora al Padre per la nostra salvezza, come un tempo l'avevi presentato al Tempio come primogenito, offerto al Padre. Il tuo cuore materno riscaldi ogni cuore che si dibatte nel peccato e che si sta congelando. Fa che noi uomini, sulle tue ginocchia materne, diventiamo fratelli, e fa che la pace, per tua intercessione, dilaghi come un grande fiume su tutto il mondo. Cari figli, vi ho
già detto che vi ho scelti in modo particolare, così come siete. Io sono la mamma che vi ama tutti, in ogni istante. Quando avete delle difficoltà, non abbiate paura, poiché io vi amo, anche quando siete lontani da me e da mio figlio. Vi prego, non permettete che il mio cuore pianga lacrime di sangue per le anime che si perdono nel peccato. Perciò, cari figli, pregate, pregate, pregate. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro dagli amici. Dal Vangelo di Matteo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatto scavare nella roccia. Cari figli, desidero dirvi che il vostro fratello Slavko è nato al cielo e che intercede per voi. Domina la scena l'interno angusto e freddo del sepolcro. Maria sembra voler deporre un'ultima carezza, prima del distacco, sul volto esangue del figlio trasportato a braccia dagli amici. Nel gesto di Maria vi è tutto l'affetto e la tenerezza che solo una madre può esprimere. Sulla destra alcune discepole sono chine e in pianto. All'ingresso della tomba, Giovanni, in piedi, osserva. Gesù, dopo che sei stato trattato in modo tanto inumano, l'ultimo atto, quello della sepoltura, è finalmente un gesto di umana pietà e di amicizia. Coloro che portano l'odio nel cuore se ne sono andati. Attorno a te si trova tua madre Maria, le pie donne, l'apostolo Giovanni con alcuni discepoli. Con un atto d'amore e di riconoscenza sei posto nel sepolcro. Il dolore e il vuoto sono evidenti, ma è scomparso l'odio. L'amore è più forte e purifica tutto. Gesù, ti prego per tutti coloro che moriranno in questo giorno. Fa che muoiano riconciliati con te ed abbiano una sepoltura dignitosa. Ti prego anche per coloro che muoiono in condizioni disumane, abbandonati, respinti, soli. Accoglili nel tuo regno, Signore, e che il tuo amore li scriva per sempre nel libro della vita. O Maria, madre di Gesù, sii vicina anche tu a queste persone. Sii al loro fianco negli ultimi istanti della loro vita, come facesti con Gesù, e allevia il dolore ai loro cari. La luce del tuo volto illumini l'oscurità del sepolcro. Cari figli, sono con voi, meditando e vivendo nel mio cuore la passione di Gesù. Figlioli, aprite i vostri cuori e datemi tutto ciò che vi è in essi. Le gioie, le tristezze e ogni dolore, anche il più piccolo, perché possa offrirli a Gesù, così che Egli, con il suo infinito amore, bruci e trasformi le vostre tristezze nella gioia della sua resurrezione. 15ª stazione. Gesù risorge gloriosamente dai morti. Dal Vangelo di Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei,
venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani ed il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ecco la scena della risurrezione. Gesù appare librato a mezz'aria in sfolgorante e regale maestà. Tutta l'umanità è presente in questa suggestiva scena conclusiva della Via Crucis, rappresentata da quattro testimoni. A sinistra è accovacciato un uomo che dorme, simbolo dell'atteggiamento di coloro che sono e rimangono indifferenti al mistero della morte e risurrezione di Cristo. Sulla destra, l'immagine di un uomo che si copre gli occhi, quasi per non vedere, è simbolo di coloro che rifiutano la risurrezione e l'immortalità del Cristo. Al centro, una figura con le mani alzate, immagine di coloro che, sia pur tardivamente, si aprono alla luce. La Santa Vergine, con le mani giunte piena di gioia, può ora adorare il Figlio Dio nella gloria del Padre. Tutto sarebbe stato vano, o Gesù, senza la tua resurrezione. Che cosa resterebbe delle tue parole, delle tue opere, se non fossi gloriosamente risorto, come avevi promesso? Ma tu sei risorto, Signore Gesù. La morte è stata sconfitta. L'odio e il male sono stati smascherati. O Gesù risorto, fa che la tua forte luce penetri in noi e disperda ogni tenebra nel nostro cuore, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo. Che in ogni luogo si intoni a te un canto nuovo di gioia e di salvezza. Fa che ogni uomo possa esclamare «Alleluia!» perché tu sei vivo e regni. Si aprano i sepolcri e coloro che erano spiritualmente morti risorgono a nuova vita. Che nessuno sia escluso, Signore, dal corteo dei risorti guidati da te. Amen. Cari figli, anche questa croce, quando voi l'avete costruita, faceva parte del piano di Dio. Recatevi sul monte e pregate davanti alla croce. Le vostre preghiere mi sono necessarie.